questo nuovo video vi parlo del Mora Garberg. Non ce l'ho da molto, solitamente amo testare di più le cose prima di presentarle, però per le prove che ho fatto nell'utilizzo che ho avuto, insomma, l'ho provato e mi sono già fatto una bella idea del coltello, dei pregi e dei difetti, quindi penso di poterlo già presentare, per potervene già parlare. Vi parlerò del fodero in un video a parte. Io ho preso quello con l'attacco multimouth e cosa dire? Beh, il coltello ha un'ottima ergonomia, l'impugnatura è comoda, ti permette di prenderlo un po' in qualsiasi modo. È bello pesante, poi vabbè, per il discorso delle dimensioni, del peso, vi scriverò sotto un po' di dettagli. Adesso vorrei andare direttamente alla prova e parlarvi proprio del coltello in sé. Come funziona? Allora, a livello di taglio è quasi scontato dire che è praticamente un rasoio, è veramente affilatissimo. Allora, i feather stick non sono una cosa che a me viene bene, però vi posso assicurare che con la qualità, con la filatura che ha questo coltello, è una cosa che riesce praticamente, penso, a chiunque. Con un minimo di pratica qui direi che ci sta una piccola considerazione. Gli riesce bene, però direi che non è propriamente nato per questo. Difatti questo io lo vedo come un coltello prettamente bushcraft, quindi solitamente chi fa bushcraft con sé ha comunque anche un'accetta, però diciamo che per piccoli lavori non va male. Non l'ho trovato comodissimo nella parte dietro. Quando tu vai fare, lo tieni in fondo per andare a battere, non è comodissimo. Questa parte tende a darti un po' di fastidio, un po' di noia sul palmo della mano.
Poi vabbè, io solitamente non uso i guanti, magari con i guanti la cosa migliora. Come vedete, pezzo di legno è abbastanza grande, quindi vediamo come si comporta. Direi che non c'è male, anche se non si toglie più. Qui c'era un bel nodo comunque. Proviamo di qua. Ok, il test è stato abbastanza veloce, quello che vi dicevo riguardo al fastidio sul palmo, non so se riesce a vedere qui questa zona. Ok, pregi e difetti. Allora, un difetto ve l'ho già detto e sta in questo particolare, che nel momento che lo vai a usare con un'impugnatura arretrata è alquanto fastidioso. Con l'impugnatura normale non c'è nessun tipo di problema. Un'altra cosa che fra virgolette non mi è piaciuta tantissimo, allora, è stato fatto con questo angolo di 90 gradi per poter essere usato con l'acciarino. Il problema qual è? Che nel momento che tu vai a prenderlo con un'impugnatura avanzata o comunque cerchi di sforzare con la mano, stando sulle punte per piccoli lavori, la comodità non c'è. Quindi questo è i due aspetti negativi di questo coltello sono il taglio a 90 gradi che va benissimo con l'acciarino, che però ti toglie una certa comodità nell'utilizzo, soprattutto nella presa avanzata. Quando lo vuoi usare con due mani o lo senti, sul dito lo senti. Per lavori brevi non dà fastidio, se ci dovessi lavorare un po' di più non è comodissimo. E la parte dietro. Anche questo è un aspetto che probabilmente si potrebbe migliorare. Anche perché considerando che parliamo di un coltello
da circa 100 euro. Non lo so, sinceramente certi aspetti li avrei studiati un po' meglio. Qui si poteva risolvere magari facendo solo un trattino a 90 gradi da utilizzare apposta con l'acerino e aver smussato il resto della lama. Poi usare anche questa zona per l'acerino, perché questa zona dietro presenta lo stesso angolo della parte sopra della lama. Quindi non lo so, mi ha convinto, non mi ha convinto, sì mi ha convinto, bellissimo coltello, ottima maneggevolezza, ha un filo che è un rasoio. Però ci sono aspetti che avrei pensato migliori da un coltello comunque di una marca così famosa e con una così forte esperienza nell'ambito della coltelleria. Detto questo, io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto. Se avete qualche considerazione o altro, come sempre, scrivetemi domande. Cerco di rispondere a tutti. Ciao, al prossimo video.